Un bilancio dai grandi numeri, ma non solo, anche dalle grandi emozioni, all'insegna del dialogo con le istituzioni, del buon cibo, dello sport e della musica. In poche parole, il grande viaggio insieme Conad, che dal 24 al 26 maggio ha fatto tappa a Modica. La città della Contea ha ospitato i massimi responsabili nazionali di Conad, insieme ad esperti e manager che sul palco del Teatro Garibaldi si sono confrontati con la realtà locale. Interessante l'intervento di Aldo Bonomi, sociologo che ha fotografato le specificità del territorio. Ma soprattutto direi la ricerca dà segni di speranza. Nella contea di Modica, la chiamo così ovviamente perché per me è quell'area vasta che contempla Ragusa, Scicli, che noi conosciamo per il barocco, ma soprattutto per una forza economica, agro-industriale e ovviamente anche di piccole e medie imprese, abbiamo un tessuto che tiene. Tessuto che tiene sia dal punto di vista dei numeri statistici sia dal punto di vista dei testimoni privilegiati. Quindi, se dovessi chiudere con una battuta, è ora di smettere di pensare che siamo ai margini, siamo nella terra ultima perché dopo c'è il mare e l'Africa. Bisogna pensare che siamo in un territorio ad altissime potenzialità, terra, territorio, turismo. Ovviamente questa capacità deve assorbire anche le crisi, perché sappiamo benissimo che c'è la crisi del petrolchimico, la crisi di Gela, però più che altrove questo territorio dimostra una tenuta. Quanto questa tenuta riuscirà, virgolette, a farsi speranza è l'interrogativo di cui discutiamo oggi. Vittorio Troia, direttore generale Conad, ha illustrato i progetti futuri del gruppo. Il nostro piano triennale prevede importanti investimenti nell'area. Noi nel triennio 2018-2020 investiremo quasi 15 milioni in strutture, di cui 7 milioni, visto che ci troviamo a Modica, dedicata all'area orientale della Sicilia. Amplieremo il nostro magazzino, diventerà una struttura logistica di 25.000 metri quadri con una forte vocazione al fresco e al freschissimo, quindi questo vuol dire che avremo una struttura logistica in grado di servire tutta la parte centro-orientale della Sicilia. Ma ancora di più la nostra impegno è anche nelle nuove aperture. Abbiamo un progetto di aperture per il 2018 che parla di 20 nuovi supermercati. Considerate che negli ultimi due mesi del 2017 ne abbiamo aperti 9. Di questi 20 del 2018 già 7 li abbiamo aperti, ce ne restano 13 nelle varie aree della Sicilia. Ci auguriamo che tutto questo, al di là che possa essere per noi obiettivo per raggiungere quello che ci siamo prefissati, quindi noi ci siamo dati un obiettivo di raggiungere 987 milioni di fatturati a sell'out nel 2020, ma dal direttore generale vi dico che io punto a raggiungere 1 milione, cioè 1 miliardo di fatturato nel 2020. Ovviamente tutto ciò vuol dire nuovi posti di lavoro, nuovi posti di occupazione. Queste tre giornate di grande viaggio, di questa festa che noi dedichiamo al territorio perché siamo radicati sul territorio, ci hanno anche portato ad incontrare la nostra base sociale, la nostra proprietà diffusa, i nostri soci, a cui abbiamo chiesto: ma come stiamo operando? Siamo attenti al territorio? Stiamo facendo qualcosa con il territorio? Ci siamo confrontati per capire cosa ancora di più possiamo fare per il territorio. Sapete, non ci piace pubblicizzare quello che facciamo in alcuni ambiti, parleremo solo di altri ambiti. Siamo presenti nel sociale, nella zona orientale della Sicilia stiamo cercando di aiutare la Casa di Toti, siamo presenti nello sport, soprattutto nell'area giovanile dello sport, perché per noi lo sport è una cosa diversa che poter sponsorizzare le grandi squadre o chi già è sul mercato. Noi preferiamo invece far crescere nell'ambito di uno sportisano i giovani, là ci impegniamo. Poi facciamo tante altre cose, ecco, su questo ci stiamo confrontando. Come meglio poterci confrontare con il territorio, come meglio poter aiutare il territorio, come meglio poter sviluppare posti di lavoro all'interno del territorio. Ma perché Conad ha scelto proprio Modica come una delle sole due tappe siciliane? L'altra sarà a Palermo a settembre. Dal fatto di avere fornitori locali dentro i nostri supermercati, dal fatto di partecipare a iniziative tipo questa qua che abbiamo organizzato, dove di fatto attraverso una ricerca sul territorio modicano e ragusano il professor Bonomi spiegherà
di fatto quali sono le potenzialità di questo territorio sul piano economico e sociale. Quindi noi viviamo questo aspetto in maniera molto ampia, ma per concentrarci poi su quelle che sono le particolarità di questo territorio a cui ovviamente noi teniamo come Conada e come supermercati. Sul palco del Garibaldi anche il sindaco di Modica Ignazio Abate e quello di Pozzallo Roberto Ammatuna, che hanno illustrato le specificità del territorio. È per noi un onore perché si è scelto un territorio importante economicamente, perché quando la Conad gira per l'Italia proprio questi eventi, la prima cosa che fa è studia il territorio, studia il tessuto sociale ed economico, e poi su questo ne fa anche delle pubblicazioni, perché è un lavoro che sta facendo a livello nazionale proprio a supporto anche di quella che è l'economia italiana. Quindi su questo ci fa onore che si è scelto Modica. Ho partecipato direttamente sia come imprenditore sia come sindaco in questo studio, quindi è bello partecipare perché si capisce proprio anche di un'azienda che è leader in Italia, e anche la visione che ha per il futuro sullo studio, sulla ricerca, perché per gli investimenti, per i nuovi investimenti, per le linee di produzione, e poi si addice tanto per il nostro territorio, perché Conad Italia ha una gamma che vuole proprio valorizzare le enogastronomie d'eccellenza e le biodiversità, e sappiamo che Modica è quella che ha puntato tanto sulle eccellenze enogastronomiche e sulle biodiversità, quindi questo connubio porterà sicuramente anche una nuova visibilità e anche una nuova proiezione a livello nazionale della nostra città e dei nostri imprenditori. Durante la Tre Giorni Modicana c'è stato spazio anche per lo show cooking, scuola di cucina con la compagnia degli chef, e per le degustazioni dei prodotti Sapori e Dintorni e Verso Natura Conad nel superstore del polo commerciale di Modica e nei supermercati di Contrada Spinello a Donna Lucata e di via Amalfitano a Ragusa. In questo preciso momento stiamo servendo una quinoa, un'insalata di quinoa con ceci e maionese di ceci e delle olive. Che cos'è la maionese di ceci? Fondamentalmente è l'acqua carica di proteine, ovviamente, di cottura dei ceci, che viene montata con dell'olio. In questo caso ho usato dell'olio di semi per lasciarla un po' più leggera, altrimenti si può usare anche un olio extravergine di oliva che non sia troppo intenso. Quindi viene fatta cuocere la quinoa una decina di minuti in acqua salata, scolata. Si può degustare sia caldo che freddo, quindi se si vuole averla fredda si fa raffreddare. Si condisce con i ceci già precedentemente cotti, con un po' di sola maionese e le olive. Mentre prima abbiamo fatto un couscous con un pesto, con finocchietto, con menta, alici sott'olio e pistacchi. Il tutto emulsionato con dell'olio, e il couscous l'abbiamo bagnato con acqua, perché in questo caso volevo che si sentisse molto di più il sapore del pesto, quindi se lo bagnavo con un brodo troppo intenso andavo a coprire tutto quanto. Abbiamo messo dentro del tonno sott'olio, quindi Sicilia tutto tondo, e ultimato con questo pesto di finocchietto, insomma, e menta. Tempi di cottura? Tempi di cottura entrambe sui 15 minuti riusciamo a farli. Non poteva mancare lo sport. Una mattinata, sabato 26 maggio, al Palarizza di Modicalta, è stata dedicata ad attività ed esibizioni sportive a cura del Comitato Ibleo WISP. Lo sport e Conad a Modica costituiscono un binomio inscindibile. Basta pensare al supporto che Conad fornisce da decenni alla Scherma, una realtà che è diventata un esempio di organizzazione e di passione a livello nazionale. E il grande viaggio Conad ha costituito anche un'occasione per ascoltare la buona musica dei solisti del Sesto Armonico, diretti dal maestro Peppe Vessicchio. Venerdì 25 maggio al Teatro Garibaldi, una serata eccezionale, conclusasi con una standing ovation per il gruppo musicale e per il suo amato direttore Peppe Vessicchio. Modica a me dà molto. Io spero di poter lasciare, insieme al grande viaggio, un segno dell'attenzione che l'Italia intera ha per le realtà, chiamiamole minori, tra virgolette, ma che poi si rivelano maggiori per tanti aspetti. Cioè, quindi, laddove minore è solo una parola che indica specifiche qualità, ma non assolutamente il merito. Modica ha tantissimi meriti e noi speriamo, attraverso il concerto, attraverso l'attività di Conad, di anche di sollecitare riflessioni sulla
sul tessuto sociale, grazie al professor Bonomi, grazie all'impegno di Francesco Pugliese. Speriamo, ecco, di stimolare ulteriormente un territorio che già da tempo sta rispondendo con grande energia alle problematiche che la crisi poi mette, soprattutto la crisi mette in risalto. Lei è un cultore della memoria, la trova questa memoria modica? Diciamo che è più facile trovare la memoria in un monumento che ce la segnala ogni giorno. Questo è bellissimo, perché insomma passare davanti alla chiesa di San Giorgio, di San Pietro, è sempre una fortissima emozione, o vedere comunque i segni di questa ricchezza culturale, di conoscenze del passato nelle architetture, nei monumenti. Sarebbe bello se ci fossero segni tangibili anche nella parola. Certo, ha avuto anche scrittori importanti e famosi, ma gli scrittori hanno bisogno di lettori, e quindi c'è bisogno di diffondere il valore della scrittura, il valore della lettura. C'è bisogno di far capire che il bene che noi possiamo riscoprire ci viene solamente offerto dalla capacità di ricollegarci con la memoria, quindi i nostri anziani innanzitutto. Senza di loro ci mancherebbe una gran parte della nostra conoscenza. Queste sono opportunità importanti, quindi l'arte ce lo ricorda tutti i giorni, qualcuno la vive come semplicemente una belluria senza altri dati. Io invece ogni volta resto estasiato e mi viene da pensare a coloro che l'hanno progettata, che l'hanno voluta, e dico, se avessimo la capacità di ricollegarci a questo spirito, ma secondo me una gran parte dei problemi che viviamo oggi sarebbero dietro le nostre spalle. La giornata conclusiva, sabato 26 maggio, ha avuto ancora come protagonisti i solisti del Sesto Armonico e il maestro Vessicchio, per una iniziativa di solidarietà con il concerto per gli anziani della città, ospitato all'auditorium del Centro Anziani Pietro Battaglia del quartiere Sacro Cuore. Un appuntamento che si ripete ad ogni tappa del tour, a testimoniare, qualora ce ne fosse bisogno, il valore sociale e culturale dell'evento CONAD. Il senso è stato che ci sono persone che possono venire a teatro a vederti e partecipare di quello che tu offri, e ci sono altri che non possono. Allora ci siamo subito detti, perché non andiamo da coloro che rischiano di perdere questa opportunità di contatto? E abbiamo visto fin dal primissimo, è stata a Cosenza la prima esperienza, abbiamo visto la funzionalità di questa comunicazione. Io sono felice di questa iniziativa, ed è forse l'elemento al quale non sapremo più rinunciare. Cioè, è possibile rinunciare forse al concerto in teatro del venerdì sera, ma all'appuntamento del sabato mattina con i centri anziani penso che neanche Conad voglia più perderlo, perché rappresenta una cosa molto importante, mi permetto di sottolinearlo: il rispetto per le radici, che sono fondamentali proprio per la nostra identità, perché non c'è futuro senza passato.